Oggi è sabato, dunque torna l'appuntamento con il TG itinerante, però questa volta davvero particolare. Maurizio Blasi infatti è collegato in diretta dalla loggia del Duca di Palazzo Ducati. Particolare, Maurizio Blasi infatti è collegato in diretta dalla loggia del Duca di Palazzo Ducati, un punto di vista inedito e molto suggestivo della città di Urbino. A te, Maurizio. Ecco, questo era il panorama che, affacciandosi dalla loggia del Duca, poteva vedere Federico da Montefeltro, i profili delle montagne rivolte verso l'Umbria e verso la Toscana, la culla del Rinascimento all'incrocio tra il 4 e il 500. Federico percorreva pochi passi dal suo studiolo, tra poco ve lo faremo vedere, e poi poteva affacciarsi su questo versante, il versante del Palazzo Ducale, rivolto verso il profilo dei monti. In lontananza si vede il Nerone coperto da un po' di nuvole, e poi le colline e le montagne che coprono l'altra metà del Rinascimento, quello toscano e quello umbro. Ma affacciandosi su questo panorama, probabilmente Federico aveva la percezione di avere ai suoi piedi non solo Urbino e il suo Montefeltro, ma tutto quel mondo che tra 4 e 500 cercava di scrollarsi di dosso i piccoli particolarismi medievali e, attorno alle facciate dei palazzi del Rinascimento e del Palazzo Ducale di Urbino, cercava nuove e più alte sintesi politiche e culturali. Il cuore di Urbino, il cuore del palazzo, è proprio quella che avete appena visto, la facciata del Palazzo Ducale. È quello studiolo da cui Federico era l'arbitro della politica italiana in quel periodo determinante. Fu una stagione che durò forse pochi anni, ma attorno a questo palazzo e attorno ad Urbino probabilmente si aveva la percezione di vivere in una delle grandi capitali europee. Questo palazzo è caratterizzato da mille elementi, è la sede della Galleria Nazionale delle Marche, è, come si dice con un'espressione forse logora, uno scrigno di cultura e di arte, ma è anche una grande sensazione di avere la storia d'Italia secolo dopo secolo a portata di mano e a portata di occhi, le scritte Federico Duca, tutti i fregi, i capitelli finemente istoriati, la sensazione di avere fatto un grande passo avanti nell'economia, nella cultura e nella egemonia su tutta l'Italia di quel lontano ed esaltante periodo. Il Palazzo Ducale è questa serie di simboli, ma anche una serie non piccola di cose da scoprire, se mi permettete l'espressione forse un po' ardita, di misteri da svelare. Vediamo quali. C'è un mondo da scoprire girando per il palazzo, capace di risvegliare ogni curiosità, una fabbrica di domande senza risposte. Chi era davvero la muta, la dama effigiata da Raffaello? Forse Giovanna Feltri, figlia di Federico, continuatrice della dinastia sposando un Della Rovere? O forse no? E chi ha dipinto la città ideale? Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, Lorenzo Laurana? Quante domande senza risposta lascia la flagellazione di Piero della Francesca, una struttura stranissima, studiata in mille modi. Chi è il giovane biondo in primo piano? Marsilio Ficino gli somiglia tanto. Oppure Odantonio, il fratello di Federico, ammazzato in una sommossa, decesso provvidenziale che spiana la strada a Federico. E i due a fianco? Sembra non un dipinto sacro, ma un'opera profana piena di messaggi misteriosi. E a proposito di messaggi misteriosi, attorno allo slancio dei due torricini si sono esercitate generazioni di astrologi che ne hanno studiato la forma, la punta, l'orientamento connesso col movimento del sole. Il duca Federico usava le scale interne per muoversi rapidamente tra i piani del palazzo e forse sotto sotto sta ancora ridendo di chi cerca chissà quali significati dove le spiegazioni sono ben più semplici. Siamo nello studiolo del Duca Federico, nel Palazzo Ducale di Urbino, il cuore pulsante del Ducato di Federico. Avete appena visto alcune delle opere che illustrano lo studio del Duca. Su queste opere stanno lavorando con la professoressa Maria Letizia Amadori, l'Università di Urbino, e d'intesa con la soprintendenza. Che tipo di lavoro di approfondimento state facendo su queste opere, professoressa? Principalmente un lavoro di diagnostica, cioè studiamo praticamente queste tavole e questi dipinti con delle metodologie abbastanza innovative. Facciamo indagini non invasive, quindi cerchiamo di studiare le opere utilizzando delle fonti luminose e delle radiazioni per andare sotto lo stato pittorico, quindi verificare il disegno. Che risultati avete ottenuto?
E molto interessanti, perché in pratica possiamo confermare quanto già ipotizzato dagli storici, cioè che più mani hanno lavorato su questi dipinti. Ci sono disegni diversi, quindi tratti sicuramente che ci possono portare a pensare a più artisti che hanno lavorato su questi materiali. Metà di questi dipinti in originale sono qui e l'altra metà sono al Louvre. Parliamo di opere d'arte particolarmente importanti, uomini di cultura e pensatori dai secoli precedenti. Perché Federico fece la scelta di contornarsi proprio di questi personaggi? Probabilmente lui si ispirava sicuramente tantissimo a questi personaggi, quindi sia dal punto di vista filosofico che culturale, per cui per lui era importante anche mostrare quali erano i personaggi a cui lui si affidava. Oltre ai 28 quadri ci sono anche dei legni storiati, avete studiato anche questi? Sono legni preziosissimi, molto interessanti, che abbiamo studiato dal punto di vista microclimatico. I legni sono materiali igroscopici, quindi abbiamo dovuto cercare di capire se le condizioni microclimatiche di questa sala, di questo studio, sono ottimali, quindi umidità relativa e temperatura e illuminazione. E sicuramente le condizioni sono quelle giuste per un'ottima conservazione di questi manufatti. Questo era il cuore del Palazzo Ducale di Urbino. Spostiamoci a vedere i sotterranei e i giardini pensili. Distratti dalla magnificenza del piano nobile, dai saloni con gli arazzi, dalla raffinatezza dello studiolo del Duca, molti trascurano ciò che sta sotto i loro piedi. Eppure i sotterranei sono il segno che questo palazzo pulsava di vita, affiancava i picchi dell'arte con la routine delle normalità. Qui si cucinavano le cene dei 400 cortigiani. Federico invece sembrava che fosse molto spartano. Qui lavoravano squadre di lavandaie. La neviera ha un diametro di 7 metri, segno di quanto cibo bisognava conservare. Un elevatore collegava il piano nobile alle cucine, un calidarium, un bagno di vapore caldo, rilassava il duca e i suoi ospiti ed era a fianco delle cucine per ottimizzare il consumo energetico. La genialità del Rinascimento non traspariva solo in affreschi e arazzi, ma anche nell'organizzazione quotidiana della vita, gestita per cerchi concentrici che partivano dal duca. Anche il giardino pensile sopra le cucine è carico di simboli. È aperto verso il mercatale e la campagna, quasi volesse dar concretezza all'ideale rinascimentale della natura che entra nella città e la contagia con le sue regole. Ogni tanto si aprono lucernari tra le aiuole, illuminano i sotterranei, le cucine, le lavanderie. Il pensiero rinascimentale aveva un posto per ogni cosa, come una mano superiore che ne garantiva l'armonia. Eccoci tornati alla loggia del Duca, panorama imperdibile verso il tramonto sul Monte Feltro, e con me c'è il signor Amedeo Paci, per 40 anni, oggi in pensione ma per 40 anni custode e capo servizio a Palazzo Ducale. Chissà quante ne ha viste. Di tutti i colori. E quanti personaggi importanti le saranno passati davanti? E tanti, tantissimi. Uno che ricordo particolarmente è il Carlo, il principe d'Inghilterra, che venne con i figli e amava tanto questo palazzo e cercava anche delle cose particolari, delle fotografie che noi non avevamo. Ma lei gliele ha procurate? Io le ho procurate perché sono andato dal fotografo di Urbino che ce l'aveva. Ho preso queste foto e gliele ho portate al principe. Poi venne la Paola di Liegi. Ah, già, esattamente, che Paola di Liegi è stata qui a Palazzo. Poi sono venute anche tanti milioni di visitatori, persone le più diverse, ogni tanto anche qualche personaggio un po' strano. Strano, sì. Ad esempio mi è capitato uno, a un certo punto in pieno inverno, arriva qui a Palazzo, entra dentro, va davanti Piero della Francesca, la flagellazione si mette lì. È stato fermo, immobile lì, non si muoveva, guardava. Dopo 3 ore, davanti lì, mai mosso, con un freddo che faceva qui Urbino, sono andato lì e dico, guardi, noi dobbiamo chiudere qui il palazzo, mi lasci stare perché io sono venuto apposta per vedere questo quadro. Vabbè, ma adesso dobbiamo chiudere, lei deve uscire. E è stato ancora un paio di minuti, poi è uscito. Quasi un simbolo di quanto possa essere magnetico il Palazzo Ducale di Urbino e le opere d'arte in esso contenute. Grazie signor Amedeo. Un ultimo affaccio per vedere quello che fu il panorama del Duca Federico e quello che oggi è un panorama di tutti noi, di tutta Urbino, di tutte le Marche, un punto di riferimento sulla nostra storia e sulla nostra cultura. Grazie per l'attenzione. Linea Patrizia Ginobili.